Buonasera. Buonasera. Di Rasola? Sì. Casini? Presente. Pontronini? Polo? Sì. Pasqualini? Presente. Brunelli? Sì. Regnago? Sì. Massignano? Presente. Costantini? Presente. Falco? Presente. Montemezzi? Presente. Renati? Presente. Moreschi? Presente. Per aumentare comunque il livello di sicurezza arrivarci anche dando ulteriori servizi
a cui i cittadini di Novara, ma non solo, che usufruiscono di quella zona tramite la realizzazione di un chiosco bar, dove praticamente sarebbe possibile per loro sia avere un punto di ristoro, ma anche eventualmente lavarsi nel caso in cui fosse anche munito di docce o quant'altro. Quindi quello che domandavamo attraverso questa mozione era il fatto appunto di, dato che l'area comunque risulta tuttora priva di sistemi di videosorveglianza e quindi non sicura per l'incolumità sia degli automezzi che degli autotrasportatori, l'area della ZAI 2 è in completo abbandono, ci sono stati comunque anche dei riscontri fotografici in merito, penso che siano arrivati anche attraverso quell'iniziativa che era stata promossa del decoro urbano. E sia per quanto riguarda il verde, la pulizia, la manutenzione del patrimonio comunale e perciò la messa in sicurezza dell'area individuata come i luoghi idonei o l'amministrazione Mirandola per il parcheggio dei mezzi pesanti si era detto appunto dover essere quella lì, quindi noi chiedevamo e impegnavamo il sindaco e la giunta a formalizzare in tempi brevi il mando pubblico per costruire e quindi garantire la gestione di un chiosco bar in quella zona al fine di prevenire fenomeni di degrado e scongiurare pericoli per l'incolumità sia dei mezzi che degli occupanti e proprietari degli stessi nelle ore notturne. Chiedevamo al sindaco e alla giunta di rilasciare la concessione per la gestione del chiosco per una durata temporale opportuna a compensare il costo della costruzione delle infrastrutture. Ho visto che anche nel bando comunque che promuovete c'è un passaggio anche in questo senso, e chiedevamo e impegnavamo al sindaco e alla giunta a servirsi del parere della commissione edilizia comunale dell'ufficio di polizia locale per il giudizio dei progetti che perverranno nel periodo di gara. Questo alla fine, adesso lascio la parola a voi comunque per la vostra proposta, abbiamo visto che le richieste che comunque facevamo a distanza più o meno di una settimana sono state pressoché soddisfatte comunque dalla vostra iniziativa e dal bando che andrete a promuovere. L'unica cosa, così dopo ovviamente non intervengo più, l'unica cosa che ci sentivamo di dire, almeno mi sentivo di dire, è nell'assegnazione dei punti, ho visto che ci sono 40 punti che si riferiscono a una parte, altri 60 che si riferiscono all'altra. Mi sembra di non aver visto, non so se sia stata magari una dimenticanza o una scelta politica da parte vostra, il fatto eventualmente di favorire qualcuno residente a Novara nell'assegnazione dei punti, perché pensiamo che al di là che debba essere risolto comunque il problema, però di fronte magari a proposte o a offerte di impari in porto, comunque con requisiti simili se non identici, favorire qualcuno del posto potrebbe essere magari un segnale che possiamo dare. Mi viene in mente magari potrebbe essere anche, consideriamola come imprenditoria, comunque anche un messaggio magari anche per giovani imprenditori che vogliono provare anche tramite questo modo a non solo dare lavoro ma anche a ottenere lavoro comunque nel proprio territorio comunale. Penso che per l'amministrazione di Novara sarebbe comunque un vanto per qualcuno del posto. Il voto sarà favorevole mio, comunque anche del gruppo, al di là che non è il mio. Scusa Franco, dal punto di vista procedurale, quindi consideriamo superata la mozione con la cosa. La mozione io la voterei se possibile, che alla fine penso comunque che sia da accogliere favorevolmente perché va sempre nella stessa direzione, quindi se si potessero fare comunque due votazioni separate ne garantiamo ovviamente il voto favorevole su entrambe. Diciamo leggermente diverse, però vabbè, adesso vediamo. Prego. Beh, allora discutiamo un attimo una mozione, poi andiamo avanti con il resto, che veramente questa sera si guarda il discorso del bando appunto per il chiosco. Allora, per quanto riguarda quella zona, sappiamo che dai due si identifica con solo nome, dai due o località Fontana, però in realtà sono due zone anche ben distinte, in quanto una prima zona di parcheggi di insediamenti industriali è stata fatta nella ZAI 2, chiamiamola così vecchia, che sarebbe l'entrata della Coca-Cola, del ZAI Capanova e della Street, mentre abbiamo un altro grosso parcheggio che comunque non è ancora stato fatto il comando, quindi non abbiamo ancora in proprietà dei terreni o delle zone da poter costruire eventualmente il chiosco, e che è dove si concentra comunque la peggiore, diciamo così, non è giusto dire in Puglia, dove troviamo le persone che scaricano i loro rifiuti, fanno scritte e quant'altro. È stata scaricata ormai qualche mese fa, voi lo sapete perché avete affrontato anche voi l'argomento, una notte senza targa, senza matricola né niente, abbiamo dovuto
tutto un bel da fare per liberare per un lotto del mese successivo, perché dentro aveva portato di tutto, dal cemento, bastoni di ferro e quant'altro. Quindi, in accordo con l'Esacon, praticamente abbiamo svuotato il contenuto e il resto abbiamo mandato in discarica da Runotta, che era l'unico modo per sbarazzarci di quella cosa che effettivamente dava un senso di, diciamo così, di disordine e di abbandono. Ecco, poi abbiamo partecipato a un discorso sempre con l'Esacon che riguarda la pulizia di quei piazzali, perché non era contemplata nella pulizia normale del paese, mentre ormai facendo parte integrante del paese abbiamo cercato di mandare perlomeno la spazzatrice e degli operatori al giovedì prima del mercato. Il giovedì, avendo loro, essendo loro impegnati dalle 2 del pomeriggio in centro, diciamo che le ore precedenti vanno dalle 2 e puliscono la strada, perché c'era il caffè e quant'altro in giro. Oltre a questo, provavano anche chiaramente degli autisti che sostano per più giorni vicino al proprio mezzo. Quindi, essendo sprovvisti di servizi igienici, lascio immaginare cosa può succedere. Pur mettendo a disposizione, diciamo così, come dite, tipo la cova e la stiva, i servizi igienici all'interno dei loro capannoni. Però, quando abbiamo fine settimana, o quando abbiamo quei giorni magari di festa, che alcuni utenti che hanno i carichi subito dopo rimangono lì, perché essendo una zona perlomeno tranquilla, lontano anche dalle strade, preferiscono rimanere qualche giorno. Quindi abbiamo anche la caratteristica di sosta di camionisti, appunto, per un periodo anche abbastanza lungo. Quindi l'esigenza, diciamo, di mettere a posto quella zona e di mettere a posto soprattutto un discorso di igiene e sanità è stata avvisata sin da subito e fin dai primi giorni del nostro insediamento. Ecco, quindi abbiamo concretizzato il problema, tanto è vero che la vostra funzione era stata preceduta di una settimana, ma era solamente una casualità della delibera, che è quella poi richiamata qui, che è dell'8 di maggio. Quindi noi siamo andati in giunta ad approvare questo chiosco. Dopo varie prove, diciamo così, di strutture, per vedere quella che rispondeva di più alle nostre esigenze. Ecco, perché non è un banale chiosco che vende bibite, ma volevamo anche qualcosa di più. Adesso io non so se continuare a parlare del chiosco adesso, se dobbiamo interrompere e votare, poi parliamo del... Con il sindaco abbiamo concordato comunque delle migliorie, quindi forse... Sì, dicevo che il comunale non prende, si impegna, segna il sindaco la giunta a formalizzarla, che hanno formalizzato, no? Prende atto che la giunta hanno formalizzato, tiriamo via il parere della commissione edilizia, perché abbiamo già fatto il progetto, quindi la commissione edilizia non può fare le cose. Abbiamo un problema solo del sindaco a tener conto in caso di parità di punteggio delle ditte con il imprenditore locale partecipando al bando, questa lezione è un po' fuori, se no è. A prendere in considerazione la parità di punteggio le ditte locali. Sì. Non a dare sofferenza. Sì, ma se noi diciamo che prendiamo in considerazione, cioè non ci impegniamo... Come linea di indirizzo penso che favorire, dare caso comunque... Siamo d'accordo, non la formalizziamo. No, ok. Sì, soprattutto noi nel nostro insediamento abbiamo trovato già delle domande, che quindi avrete ricevuto anche durante il vostro mandato. Sì, sono le stesse comunque. Sì, tra le due aziende locali. Segretario sta seguendo quei due comuni il coordinamento tecnico.
guardate sul sito del Comune di Isola della Scala, che è capo convenzione, quindi il procedere l'ha fatto, è stato già pubblicato il bando. La scadenza del bando è il 12 luglio, mi pare, forse un giorno. E le ditte stanno già venendo, mi sono a fare il sopralluogo per scritto nel bando, e quindi volendo potete estrarvi, se volete, dal sito il bando, quindi potete vedere sia il capitolato, sia il bando, sia i nuovi siti individuati da parte del Comune di Isola, da parte del Comune, che in parte abbiamo concordato anche con le locali stazioni dei carabinieri, perché in effetti il Ministero dell'Interno tramite la prefettura gli ha mandato delle direttive anche per la forma di collaborazione con le locali stazioni e quindi la sicurezza. Addirittura poi dopo la gara il progetto esecutivo che le ditte presenteranno dovrà essere sottoposto all'esame della commissione provinciale per la sicurezza che è presso la prefettura, dove partecipano le forze di polizia, carabinieri e locali. Sull'integrazione, il discorso ritorna ancora al Consiglio Comunale al quale facciamo riferimento, se non ricordo male, lo diceva Tregnago, sulla possibilità eventualmente di provare a vedere anche con gli esercenti comunque di Nogara per forme associate e che va. Sì, riprendendo quel discorso, rispondo un attimino io, posso tenere, ma riprendendo quel discorso, è previsto all'interno del bando la possibilità, quelle sono cose legate al bando. Sì, sì, sì. Il sistema che verrà attuato sia nel Comune di Isola che nel Comune di Nogara e con la possibilità di integrazione, quindi okay, con l'aumento fino a 40 postazioni per due comuni, cioè proprio per questi discorsi legati alla sicurezza che possono richiedere le ditte, gli esercenti del paese e dell'uno del paese. Un'altra osservazione che chiede un rischio. No, io non ho solo un'osservazione che ho detto anche al sindaco oggi in conferenza di Capigruppo, che leggendo il bando vedo che c'è la durata della concessione che sono 20 anni. A nostro avviso sono purtroppo, scusate mia, fa metà, 10 anni. Pare una proposta, per favore. Sì, no. Perché insomma, secondo noi 20 anni... adesso magari dopo la... magari meglio discutere le bande un altro dopo il voto della mozione, no, siccome che la mozione è votata la mozione ci chiede di dare tempo comunque, perché sono dentro dei costi, come dicevamo, c'è un po' di contraddizione le due cose, secondo me c'è, no, non è formale, se vuoi andiamo avanti, ma dopo a me che stesso c'è, vediamo, sai com'è, potremmo la mozione a fuori, andiamo avanti con la chiosco o facciamo tutto assieme, no, no, ma discutiamo, no, 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 giusto, no, solo questo a fare, cioè, no, ma formalmente lo so come sì, sì, no, no, senso che la situazione formalmente si configura come una modifica, una richiesta di votazione della modifica, se la mantieni. A me 10 anni sinceramente visto l'impegno anche, allora, facciamo una progetto, cosa. Il progetto è complesso, volete dargli un'occhiata, allora facciamo una cosa, realizziamo brevemente il banco, no? Anzi, lo descriviamo di tutti i salienti, giusto? Dopodiché, siccome abbiamo anche Antonello, diamo un'occhiata al disegno. Se volete, il disegno è anche adesso. Beh, però, insomma, lo guardiamo. No, no, ma è complesso nel senso che 10 anni mi fanno proprio pochi come niente, però. Ma sì, devo dare la mia osservazione, sì, no, volevo fare, però, se quindi, diciamo. Allora, se ci sono anche 20 anni fa, va bene, va bene. Allora, inizialmente, se possiamo iniziare a dare una risposta, allora, inizialmente avevo pensato meno anni. Poi, però, c'è un discorso che volevamo che la struttura fosse fatta in un certo modo, tanto è vero che abbiamo predisposto un nuovo progetto come ufficio tecnico e andiamo a fare il definitivo e poi chi inizierà la gara farà l'esecutivo. L'esecutivo si deve avvicinare il più possibile a quello che è il nostro progetto. Quindi, siccome si prevede una spesa abbastanza alta, si pensava che oltre alla spesa del chiosco e i 1000 euro che sono la base del ventennale, cioè quindi 1000 per 20, diventasse una cosa abbastanza importante per chi vince la gara e quindi andiamo, sì, sì, però uno può chiaramente vorrei costruire un po' di più, ecco. Quindi alla fine magari mettere 10 anni o 15 comincia a diventare un po' restrittivo, perlomeno si rischia di avere una struttura che non rispetta quello che pensavamo noi, dopo, anche
anche perché appunto se diamo un'occhiata al Prozeo, se diamo un'occhiata al Prozeo ci rendiamo conto che è una struttura che ha un costo abbastanza alto. Quindi invito un po' meno, perché se hai un tempo, andiamo quasi sui 150, 147 euro. Più o meno da un calcolo che abbiamo fatto noi. 150.000 su. Sì, se Antonello vi fa vedere un attimo il disegno, ci rendete conto, non so chi non l'ha visto magari. No, allora cerchiamo di descriverlo anche così finché lo osservate. Allora, come zona vedete che è quella vicino all'entrata per intendersi della Coca-Cola, della Controsloma, insomma. Di fronte abbiamo la STI, l'autotrasporti, e in mezzo abbiamo il parcheggio. Siamo di Siena, diciamo nella parte retro dell'Inova. Rispetto alla statale noi guardiamo l'Inova, no? Dietro prende il posto questo fiamma. Scusate, si può far vedere un pochettino al pubblico? Non vedo niente. No, bisogna farlo via lì magari il posto dove andiamo là. Ecco, via lì. Adesso il posto intermodale. Si spera prossimamente. Poi ancora è... Torreno, dai, guarda che ma. Questo è il video euro qua. Oggi avete utilizzato la telecamera. Classica zona servizi che sia appunto a servizio proprio del bar e degli addetti del bar, prevede anche un ufficio per la gestione specifica dell'attività e soprattutto una zona che sia diciamo ad uso proprio del personale degli operatori, diciamo i camionisti o di tanti altri che devono usufruire appunto delle attività commerciali della zona. Per cui oltre al bar classico, che è abbastanza ampio con i propri servizi indipendenti, ha anche questa zona con la possibilità appunto di avere un'area di sosta dove poter anche avere uno spogliatoio, una doccia e dei servizi igienici ad uso esclusivo proprio del personale che proprio dovrà usufruire di questi servizi. Fa tempo! Accendiamo un po' per dire che penso che. Vai. Scusa, una domanda. Quando tu dici della zona per gli operatori, intendi? Per camionisti o eventualmente ha. Sì, che ha esigenze diciamo specifiche che magari arriva appunto per i camionisti in particolar modo, perché arrivano magari da lontano e hanno necessità magari di trovano tutti i servizi magari chiusi oppure i bar magari anche di notte chiusi, arrivano lì magari con la possibilità di una entrata a gettoniera o un'entrata diciamo che sia comunque controllato, possono entrare e usufruire direttamente del proprio servizio della doccia, di una area in cui magari poter mangiare, fare insomma, anche un panino, quello che vogliono, e comunque anche di avere proprio un'area di sosta indipendente da quello che è il bar, fondamentalmente. Dopo il bar, sì, è un classico comunque, una zona di sala bar. Addirittura abbiamo previsto anche una cucina che sia a servizio proprio della ristorazione, quindi possa fare oltre al bar classico anche una piccola ristorazione. Ecco, fondamentalmente la struttura, diciamo, anche se non è di dimensioni complesse, comunque ha una consistenza notevole, insomma, perché ha in sé tutti i servizi. Quanti metri quadrati è? Allora, diciamo che la sala bar è di 50
tra la sala bar e i servizi igienici, diciamo, abbiamo una cinquantina di metri, 50-60 metri quadrati. La superficie totale comunque dell'area è di 108 metri a disposizione, proprio netta, quindi sì. Dopo la cucina, quindi è una cucina regolare, anche quella di 15 metri, quindi abbiamo proprio previsto una zona che sia completa di tutti i servizi fondamentalmente. E abbiamo predisposto questo progetto in modo da avere proprio già una linea, come diceva il vice sindaco, in modo da che il progetto definitivo che andrà a realizzare chi si aggiudicherà, diciamo, l'appalto, si deve attenere comunque, diciamo, rispetti quelle che sono le indicazioni del progetto definitivo che abbiamo dato noi. Cioè, quindi a farlo come ti vedi ti sostanzialmente? Sì, fondamentalmente sì. Dopo possono prevedere ovviamente migliorie che siamo aggiunte, certo. Però comunque non, è minimo. Ma non meno di quello che hai fatto te. Sì. E anche come caratteristiche costruttive devono rispettare quello che è stato indicato. È un ecosostenibile o no? Diciamo, abbiamo previsto delle strutture di isolamento anche con funzioni ecosostenibili. I pannelli, ecco, quelli possono essere una miglioria che vanno nel senso che... Se ne si chiede te, se fa l'acqua calda con i pannelli? Sì, è che ovviamente già la struttura è impegnativa. Diciamo, al momento noi abbiamo ottenuto un livello, diciamo, che sia abbastanza, diciamo, pur dotato di tutti i servizi, ma che sia di tipo standard, ecco. Sì, però scusate un secondo, abbiamo dei punti, se guardi che poi una tabella in cui a pagina 6 qui vengono riassunti anche i punti a seconda di chi fa, diciamo, che si avvicina di più a delle strutture di questo tipo, quindi con pannelli, fotovoltaico, solare e quant'altro. Quindi abbiamo anche i punteggi che vanno a incrementare quello che sarà il punteggio di base. Allora, giusto per intenderci, abbiamo appunto un 60 e 40. Sì, 40 lo dai. Sì. E poi però, a seconda che uno faccia una struttura chiaramente più vicina, più vicina a questa nuova esistenza, chiaramente sarà un punteggio più alto, quasi da 6.